Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi vi parlo di un dispositivo davvero economico, il nuovo uscito di Qubot, il Qubot Manito. Uno smartphone da 5 pollici con schermo HD con una CPU nuova, la MediaTek MT6737 quad-core a 1,3 GHz. Parliamo di un dispositivo full 4G, quindi tutte le bande compatibili con l'Italia, 1, 3, 7 e 20, RAM da 3 GB e ROM, quindi memoria interna, da 16 GB. Una micro SD fino a 128 GB supportati e due slot per le SIM, una SIM micro e una nano. Abbiamo due fotocamere, una da 13 e una da 5. Andiamo a vedere il pacchetto. La particolarità è che questo smartphone in realtà ha un costo di circa 90 euro, 80-90 euro, lo trovate su GearBest in questo momento in super promozione, anche a 85 euro mi sembra, e viene fornito con una protezione già inclusa nella confezione, quindi una bella cover in silicone trasparente che comunque protegge molto bene, perché nella parte degli spigoli ha comunque una buona protezione generale del sistema. Come vedete ha ottima protezione per quanto riguarda lo smartphone. Se andiamo a rimuovere la cover vediamo che ha un profilo da tutto completamente in metallo, come potete anche vedere qui. Ha un vetro 2.5D arrotondato, frame in metallo, la cover a batteria è rimovibile da 2350 mAh, e vediamo cosa troviamo dietro rimuovendo la cover. Un pochettino sottile la cover, ma che ha una bella lavorazione, in realtà non fa un grosso grip, però ce l'abbiamo. Due SIM, come vi dicevo, una micro, una nano, e qui ci va la micro SD. Batteria da 2350 mAh, siamo a 44 grammi di batteria, quindi molto molto vicino a quello che è il risultato sicuramente dal conteggio dei grammi. Tutte le certificazioni, perché in questo caso Qubot ha tutta la certificazione anche disponibile sul proprio sito, quindi siete nella massima sicurezza con Qubot. Abbiamo anche il LED di notifica qua, quindi andiamo a accenderlo, il dispositivo, mentre si accende andiamo a vedere il contenuto della scatola. Quindi oltre alla protezione in silicone abbiamo una quick guide con quello che è l'inserimento delle SIM. Mi raccomando, togliete la strip sulla batteria, quindi abbiamo comunque un nastro di protezione dei contatti. Questo magari non è scritto in tante parti. Qui ci sono il manuale di uso e un compliance per quanto riguarda la compatibilità con tutti quanti gli standard. Il cavo micro USB e l'alimentatore Qubot, che è un rating da 5 volt 1 ampere. Non so se si riesce a vedere. Sì, 5 volt 1 ampere. Come vedete, andiamo a rimuovere tutto. Solito discorso relativo alla parte delle bande, che sono comunque nere. Il dispositivo misura 144x72x9 mm e ha una camera, come vedete, leggermente sporgente, non è proprio a filo, quindi in questo caso la cover in silicone va a proteggere. I tasti sono entrambi sulla destra, quindi il bilanciere volume e il tasto di accensione. Abbiamo la parte del microfono, che è nella parte inferiore del frame, e nella zona superiore abbiamo il jack per le cuffie e la presa micro USB. Questa presa micro USB è anche dotata di supporto OTG, cosa che non ci aspettavamo per questo 85-90 euro massimi che comunque il dispositivo costa. Queste bande nere, come vi dicevo, non sono proprio eccezionali, però ormai le troviamo anche su altri smartphone, quindi ce le dobbiamo tenere. Dispositivo che comunque si comporta molto bene, perché anche a vedere la fluidità è davvero interessante. Abbiamo la luminosità che possiamo regolarla anche in manuale, oppure andare a gestirla con la luminosità adattativa. Abbiamo il Mira Vision per la gestione comunque qualità anche di visione per quanto riguarda il bilanciamento del bianco e la tonalità dei colori, e piuttosto che la vividezza. Abbiamo anche la LED di notifica. Qua su abbiamo un LED di notifica che è singolo colore, ma che vi funzionerà in caso di ricezione delle notifiche. Abbiamo anche nel menu, che è un menu di Android 6, se andiamo a vedere le informazioni del dispositivo, abbiamo versione Android Marshmallow, come potete vedere.
I tasti sono non retroilluminati e sono molto più vicini al bordo dello schermo rispetto a magari altre soluzioni in cui li trovate leggermente più bassi, però non danno assolutamente fastidio. ROM del, in questo caso, del 14 di settembre, quindi abbastanza aggiornata. Android 6, come vi dicevo. La sensibilità sembra comunque buona, anche buona la fluidità, lo scorrimento per quanto riguarda sono le applicazioni. Abbiamo delle applicazioni preinstallate con tutto il pacchetto della Google Apps, quindi Google Photo, non abbiamo altre applicazioni particolari per comunque la gestione della galleria che viene affidata a Photo di Google, Play Musica, Play Film, qualcosa anche di ridondante ma che in realtà è già pronto nel pacchetto. Fotocamera, che è una fotocamera 13 megapixel, solite impostazioni MediaTek, qui possiamo gestire la dimensione delle foto e anche la dimensione anteprima e del video. In questo caso nella gestione del video possiamo anche utilizzare la modalità fine, che è una modalità di cattura Full HD, quindi una 13 megapixel per quanto riguarda la fotocamera principale e una 5 megapixel per quanto riguarda la fotocamera per selfie. Quindi in generale due soluzioni abbastanza buone, sembra che siano marcate Sony, ma approfondiremo la questione. Quindi buono lo schermo, anche una buona visibilità, come potete vedere se noi andiamo a aumentare anche la luminosità si comporta abbastanza bene, non ci sono assolutamente problemi di visione. Bello schermo, quindi per questi 85 euro dico sicuramente non possiamo attenderci di meglio. Bello il vetro, magari la pellicola che è preapplicata non ci consente di apprezzare al meglio perché comunque c'è il bordo arrotondato e quindi la pellicola è un pochettino più stretta, però in realtà alla fine si comporta abbastanza bene. Capsula auricolare con i sensori di luminosità e di prossimità che sono comunque integrati. Possibilità di andare a impostare le gesture, quindi lo smart wake, con la possibilità di andare a gestire il doppio tap per lo sblocco dello schermo e anche eventualmente lo swipe in su oppure altre gesture. Quindi se andiamo a testare dovremmo essere a posto, quindi anche lo swipe in alto viene correttamente rilevato, quindi il dispositivo che è abbastanza anche preciso. Se andiamo a vedere anche la gestione del volume per farvi capire un attimino anche la qualità dell'audio, l'audio è posteriore, quindi non è male perché c'è un piccolo pin, quindi in realtà abbiamo anche la possibilità di sbloccare, di gestire comunque i suoni. La gestione del tocco è comunque buona perché è abbastanza preciso anche proprio il pannello touch, sembra comunque abbastanza sensibile e preciso. Abbiamo un pannello che ha comunque 5 tocchi rilevati, quindi un buon pannello touch per la categoria, sicuramente migliore di molti altri. Quindi un dispositivo che in realtà mi ha ben impressionato per quanto riguarda la gestione, la fluidità e quello che è comunque anche nella sua semplicità la qualità generale, perché non dimentichiamo che i prodotti Qbot sono comunque dotati di tutte le certificazioni, venduti anche presso Amazon e molti altri store, e godono comunque di un'ottima fama. Quindi dispositivo Qbot Manito sicuramente merita per quello che è la sua fascia di prezzo e la possibilità anche di avere comunque maggiore possibilità di assistenza e di ricambi. Quindi questo Manito assolutamente sembra convincente per la prezzo, per la categoria di prezzo e anche per le sue buone caratteristiche, perché in realtà ricordiamo che la denotifica già da solo, batteria rimovibile, schermo buono HD, processore nuovo, addirittura abbiamo anche il sensore di gravità, cosa che non abbiamo in dispositivi del genere, quindi può essere comunque comodo e un buon vantaggio. Io ve lo consiglio, vi ringrazio per la visione, se il video vi è piaciuto mi raccomando mettetemi un like, condividete, anche iscrivetevi al mio canale e se volete seguitemi, e alla prossima recensione, ciao a tutti, a presto, ciao ciao!